Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Surge. Allora, finalmente siamo riusciti a sbloccare qualcosa nella scorsa puntata e abbiamo avuto accesso a tutta un'area che prima non avevamo. Adesso però siamo di nuovo al punto di partenza, nel senso, l'area nuova l'abbiamo esplorata, più o meno. Adesso possiamo tornarci per vedere se c'era qualcos'altro da fare. Però mi sembra proprio di no. Se non altro sono molto felice perché nella scorsa puntata abbiamo sbloccato non uno, bensì due scorciatoie piuttosto grosse. Quindi, che dire, tutto molto bene e procediamo un po'. Ok. Dovrei fare una prova con questi altri e vedere se il droidino... Se il droidino li tiene occupati. Allora, siamo nell'area riciclo. No? Lì c'è... Oh, aspetta, fermi, ma qua si andava avanti. Attenzione. Però aspetta, allora, lì ce n'è un altro. Perfetto. Guardate, questo punto qua è un buon modo per provare quest'altro modulo del droidino. Vediamo un po'. Oh, è andato di sotto. È andato di sotto veramente. Fire. Ok. Altra nuova zona. E quindi... E dov'è che devo andare qua? Non posso andare da nessuna parte, questa zona non ha niente. Questa zona non ha proprio niente. E che cosa c'è qua di nuovo? Nulla. Ma dai, non è possibile, cos'è? Un terrazzino panoramico questo? Ma sembrerebbe di sì, davvero. Davvero, davvero. Ma che strano. Davvero molto strano. Va bene. Va bene, così sia. D'accordo. Ora, nella scorsa puntata era un momento un po' concitato questo qua perché non sapevo bene se me la sarei cavata e come. Però adesso posso ragionare con un pochettino più di calma. Vediamo un po' che cosa si può fare. Allora, lì c'è quello là, al solito. Quella macchina che l'ultima volta che ho provato ad affrontarla mi ha aperto in due. Vediamo se mi insegue di nuovo, forse riesco a farmi ignorare. Perfetto. Oh, di qua si va. Va di sotto. Ehi, ma che fai? Non lo agganci? Ci che lo agganci. Perfetto. Guarda, per come sto giocando io l'impatto è fondamentale. Quindi sapete che cosa? Mi sa che rimarrò così per un po'. Allora. Questa è una zona nuova. Qui non ci sono mai stato assolutamente. C'è qualcuno che sta camminando. Non riesco a capire dove. Mi sembra che venga da sopra di me. Ma non ha senso. No, non ha senso, d'accordo. Vediamo un po', dov'è che sono. Ok. C'è qualcuno o qualcosa qui? Di sotto ho visto un oggetto. Wow! Sì, l'avevo beccata alla fin fine, eh. Bam! Oh! Che cavolo, è fallita l'esecuzione! Dannazione! Vabbè, amen. Cosa abbiamo di bello? Stimolatori di resistenza per essere un nuovo impianto. Attenzione. Va bene. Sento ancora passi. Andiamo un po' di qua prima.
evitare di combinare incredibili casini. Cioè, sono armato di questa armatura gigantesca e non posso abbattere una grata? Vabbè. Va bene, diamola per buona questa cosa. Adesso facciamo attenzione. Allora, lì c'è uno sicuramente, l'avevo visto. Testa, direi di sì. Perfetto. Ehi, 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 ma sono due? Sì che sono due, dannazione. Perfetto. Bene così. Ok, è andata bene. È andata bene. Oh, cosa c'è lì? Attenzione, stiamo sbloccando qualcosa di importante. Circuito elettrico bypassato. Grazie, e che cosa è successo? Qualcosa sarà successo pure. Non si capisce. Ma va bene. Ah, questo? Vabbè, bene. Oh, qui c'è un oggetto. Elettrodi di vanadio. Vabbè, poco male. Male che va. Sono cose da riciclare. Allora, questa si apre. E vediamo un po' dove andiamo a finire. Smaltimento rifiuti. Ehi tu, interagisci. Devo chiederti un favore. Non preoccuparti, niente di grave. Volevo solo sapere se potessi recuperarmi un qualche scarto tecnologico. E se dicessi di no? Se invece mi tenessi ciò che mi... Beh, ne sarei molto delusa. Chiedimi, è davvero molto importante. Se mi aiuterai te ne sarò molto riconoscente. Ma con chi sto parlando? Chi sei? Come posso essere sicuro di potermi fidare di te? Insomma, chi sei? Beh, posso aiutarti, sono Joe. Comunque, io ti conosco. Ci ho sentito parlare di te, ho deciso di fidarmi. A cosa servono gli scarti tecnologici? Sto preparando una cosa. È davvero molto importante. Si potrebbe dire che si tratti di una questione di vita o di morte. Non ce li ho. Mi spiace, ma non ne ho molti. Posso aspettare? Almeno per un po'. Va bene, a dopo. Devo andare. Capisco, sarò qui se cambi idea. Allora, c'è questa qua che gli dovrei dare 5.000 scarti tecnologici. Ma chissà dov'è, dentro la grata, nascosta, come diavolo... Vabbè. Comunque, chissà che cosa... Cosa mi avrebbe dato. Ma... Oh... Attenzione, attenzione. Ehi, perché non me lo fa agganciare? Ah, ok. Perfetto. Molto bene. E questi c'hanno però un'armatura, mi pare, diversa. Hanno anche un'arma diversa, mi sembra. Oh, ha saltato, dannazione. Voglio staccargliela. Vediamo un po' cos'è. Attrezzatura per braccia liquidator. Ma davvero? Morsa energetica cling, arma ottenuta. Davvero? Cavolo. Morsa energetica cling.
Impatto elevato, velocità d'attacco bassa, scala competenza molto bassa. Impatto elevato, velocità d'attacco bassa. Beh, per ora però, aumento di energia 70% addirittura. Vabbè, no, è più o meno simile a quello che ho adesso. Vediamo un po' se ho qualcosa di utile qua. Vabbè. Allora, in compenso mi sono fatto malissimo, però. Comando porta. Aspetta. Ce ne sono ancora? Tanti. Oh! Attenzione. Rifiuti tossici a rotta di collo qui. Ok, oh! Perfetto. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Raccogliamo. Attrezzatura per gambe Liquidator. È proprio un'attrezzatura completamente nuova. Vediamo i messaggi. A tutti gli impiegati del settore 12. Mi spiace dover essere portatore di cattive notizie, ma il gioco d'azzardo è contro la legge statale federale, porne la CRIO a rischio di denuncia e di responsabilità penale. Per cui tutti gli incontri di lotta del drone sono immediatamente sorpresi. I droni, così come il resto delle attrezzature della società che sono stati presi in prestito, potranno essere. Non fatemi passare per il cattivo. Adoro un bel combattimento tra droni così come tutti voi, ma quello che facciamo qui è troppo importante per essere messo a rischio così. R. Ferguson. Va bene. D'accordo. Dove vado a finire di qua? Ehi. Mamma mia, non mi hanno visto per un miracolo proprio. Forse è il caso di cambiare modulo del drone. Un attimo, che quello me lo voglio attirare qui. Vieni qua. Lo so, sei lentissimo, però. Perfetto. Via. Attrezzatura per Batch Liquidator distrutta. Io quello lo vorrei ignorare, onestamente. Grazie. Oh, malissimo. Via, 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 via. Svanire. No, porta, 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 porta. Via. No, di nuovo. Ok, no, aspetta, fammi tipo svanire. Vediamo se riesco ad arrivare tipo a un altro punto, qualcosa. Ho zero di vita. Non posso fare altro che scappare. Oh! C'è il Med Bay di qua. C'è il Med Bay di qua. No, no, no! No! Pessimo. Davvero malissimo. Che tristezza. Uffa, ragazzi. Questa proprio non ci voleva. Però fammi andare un attimino qua al centro di assemblaggio perché sono curioso di vedere un po' queste parti qui. Difesa 10, stabilità basso, difesa 8. Vabbè, ma è. Boh. È tipo l'attrezzatura per braccia lince leggermente più forte, no? Cioè è le leggermente più corazzatina. Ma non mi convince proprio. Potrei caso potessi potenziare qualcosa. Oddio, in realtà sì. In realtà sì. Davvero posso potenziare qualcosa. Regolatore della forza e anche elica pneumatica. Li ho entrambi. Potenziamo il braccio prima, va. Molto bene, non pensavo che sarei riuscito a fare un potenziamento. Tra l'altro ho gli elementi rari per farne anche un altro. Devo solo avere gli scarti tecnologici.
che avrò appena ritorno al punto dove ero prima. Quindi ritorniamoci, rifacciamoci sto cammino. Ok ragazzi, dopo la quarta volta che riprovo a fare questa sezione, finalmente riusciamo ad arrivare e spero di non avere davvero brutte sorprese di nuovo, perché vi giuro che sono un tantinello snervato. Sento camminare qualcuno, purtroppo. Ok. A posto. Fuori anche questo dalle balle. Perfetto. Allora, adesso... ok, qui c'è una nota audio. Comunque, prima di tutto voglio capire meglio questa stanza, che funzione ha. Oggetti che hanno poco a che vedere con il continuare il livello. Lì c'è un altro oggetto. Mucchio di scarti rari vari. Qua c'è qualcosa? No, sembrerebbe di no. Allora, qui c'è una nota audio. Di, ti fai sentire? Ieri ti ho aspettato per 30 minuti, non posso stare allo scoperto così a lungo. Ho bisogno di quei pezzi, ma se non riesci a procurarmeli, me li procurerà qualcun altro, nessun problema. Fammi sapere se stai bene, ok? Sembrerebbe di no. Allora, solo per il personale di sicurezza, d'accordo. Dov'è che vado a finire di qua? Fammi prima controllare una cosa, perché mi pare di ricordare che ci fosse il cartello per il Med Bay da questa parte. Sì, esatto. C'è. Chissà che porta sblocca. Ok, da qua. E poi? Lì in fondo c'è qualcuno. Oh! Maledettissimo, guarda! Via. Guarda, che sia dannato. Che sia dannato questo malefico. Via. Andare via. Andare via. Ma almeno recupero un filino di vita. Guarda che dannazione. Che è successo? Perché sono morto? Che è successo? Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Mamma mia ragazzi, che cosa snervante comunque questo gioco. È veramente snervante a livelli... È sul podio dei giochi più snervanti a cui abbia mai giocato, forse. Vabbè, forse sto esagerando un pochino, però veramente... Basta. Vabbè, continuiamo. Ok ragazzi, ci siamo di nuovo. Adesso vediamo un po' se riusciamo a venirne a capo stavolta. Io quello là, guarda, lo ignoro. Io voglio solo arrivare al Med Bay e spero di riuscire a farlo. Qualunque cosa sia la sovraccarico, questa qua. Benissimo. Cavolo, va a finire che ero veramente così vicinissimo. Allora, dov'è che sono? Deposito materiali. Non mi so orientare. Ah, invece sì, mi so orientare. Sono vicinissimo al Med Bay. Perfetto. Adesso ci manca solo di morire per colpa di questo. Ok, no, perfetto. Bene ragazzi, ok, ce l'abbiamo finalmente fatta. Tra l'altro accumulate una gran quantità di scatti tecnologici. Almeno quello, ma questa parte ragazzi voi la vedete tagliata, ma l'ho fatta almeno 7 volte. Veramente molto 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 snervante, devo dirlo. Allora, approfittiamone per distruggere un po' una cosa. Allora, e effettivamente io questo qua adesso lo tolgo, perché preferisco ripristinare quello che guarisce nel tempo. Vediamo un po' che cosa abbiamo ancora che possiamo eliminare di utile. Cioè di inutile. Io? Ma. No, va bene, per adesso stiamo così.
un po' più di sicurezza. Adesso vediamo un po'. Posso sicuramente potenziare alcune cose. Ah sì, mentre facevo i vari tagli, ovviamente ho potenziato un altro dei pezzi dell'armatura e di fatto ora sono qua che non so bene che cosa altro fare. Perché potenziarle ancora richiede il livello 3, purtroppo. Ma lo si potrà distruggere, no? D'accordo. D'accordo, così sia. Vediamo un po'. Queste sarebbero le altre armi che si possono prendere con il set rinoceronte. No, in realtà se ne posso prendere tutte, ma sono abbinate al set rinoceronte. E non so, a dire la verità, perché faccio un danno spropositato con questa qua. Sarebbe un peccato, secondo me. Andiamo alla Med Bay e potenziamo l'energia nucleare ancora un paio di giri, va. Perfetto. Un altro attacco per impianti. Perché no? Fatto bene come fatto, direi. Ah, a proposito, stimolatore di resistenza. Aumenta la resistenza massima e cambia in proporzione all'energia nucleare. Ok, no, questo lo voglio, assolutamente. Perché è uno dei casi in cui muoio più spesso, cioè quando finisco la stamina proprio all'ultimo colpo mentre sono vicino al nemico e siccome sono lento poi non faccio in tempo ad andarmene. Va bene ragazzi, allora questa puntata è durata un sacco, voi però la vedrete con un sacco di tagli, quindi non dovrebbe durare poi tanto più del normale, però dannazione, 7 volte l'avevo rifatto sto percorso, è complicato ragazzi, è complicato. E vi confermo l'idea che questo gioco è un filino frustrante, ma proprio un filino. Però continuiamo e continuiamo a dargli delle chance, magari cambia e magari miglioro anche io se sto sbagliando qualcosa. D'accordo ragazzi? Allora, per questa puntata è tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete questo bel mi piace al video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo ragazzi? Alla prossima!